Da tempo i vari corpi delle forze dell'ordine e dello Stato si sono resi conto che alle spalle di questo governo si agitano forze tenebrose, eredi di antiche volontà dittatoriali. Alla disattivazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che ha privato i prestatori d'opera di importanti difese ormai acquisite nel tempo, per poter meglio asservire i lavoratori ad una produzione spesso sbagliata e inutile, voluta però dai detentori del grosso capitale i cui proventi sono in costante crescita, nonostante la crisi per chi, non certo per loro, è seguita una militarizzazione strisciante dei corpi delle forze dell'ordine dello Stato che li umilia profondamente. I primi ad essere super militarizzati furono i carabinieri e fu determinante una forza politica, allora si parla di un po' di anni fa, in piena crisi di identità e di nome, tant'è vero che lo cambiò tante volte, fino a presentarsi ai nostri giorni con una etichetta Partito Democratico, che sta smontando, sta facendo letteralmente a pezzi l'ossatura dello Stato italiano. La trasformazione dell'arma dei carabinieri in una forza armata dotata di armamento pesante cambiò molte cose nella considerazione dei cittadini, che non vedevano più il carabiniere presente in tutto il territorio capillarmente italiano come i parroci, come un amico, un fattore di equilibrio, ma come rappresentante di una forza armata che spesso, sempre di più, viene impiegata in azioni di guerra fuori dai confini del nostro paese. Da allora fu un dilagare di tentativi più o meno riusciti di militarizzazioni. Ai vigili urbani perfino viene data la pistola. E poi la Guardia di Finanza, poco per volta, equiparata quasi ad una generica forza di polizia, invece di rispondere sempre di più ai suoi compiti primari istituzionali. La distruzione del corpo forestale dello Stato, un vero delitto in questo paese catastrofizzato. E ora ci giunge notizia che anche i vigili del fuoco stanno cambiando mestiere, perché vengono impiegati sempre più spesso in operazioni di sfratto. Sono diventati gli sfrattatori dei cittadini e uno sconcio del genere, a mia opinione, deve terminare al più presto. Sembra che vogliano trasformare gli uomini in automi ubbidienti, pronti però a scattare. E a questo punto ci domandiamo, scattare, ma contro chi?